Ciao ragazze, Ari, ciao ragazzi, di nuovo un altro video recensione, questa volta di due prodotti identici ma differenti per colore, che quindi ovviamente li recensisco insieme. Sono due mascherine con le perle in gel che si utilizzano sia per effetto caldo che per un effetto freddo sul viso. Questa che è più carina mi è stata regalata da mia zia, si chiama mascherina con perle in gel, potenziata con perle in gel refrigeranti, aiuta a prevenire i rigonfiamenti e la sua azione lenitiva e rilassante. Interno rivestito in tessuto con perle per effetto gel, per effetto caldo e freddo. Allora, con il suo potere rilassante allevia le tensioni da stress e da sollievo agli occhi stanchi. Facile da usare, si adatta al viso. Perle in gel, riscaldabili in microonde, raffreddabili in freezer. Rilassati, stenditi con la nostra efficace, soffice mascherina Aqua Pearl. Le sfere si riscaldano facilmente e mantengono a lungo la temperatura. Restano flessibili anche raffreddandole in freezer. Come usare il gel? Freddo, riporre l'interno dell'inserto in gel nel refrigeratore per almeno un'ora, nel freezer per minimo 30 minuti. Le sfere restano flessibili. Caldo, riscaldare l'inserto in gel nel microonde per 10 secondi. Una variante di tempo può essere utilizzata in base alla potenza del microonde utilizzato, è tradotto una cacca. Non surriscaldare per preservare il prodotto e evitare bruciature. Testare la temperatura prima dell'utilizzo. Se si desidera ottenere una temperatura maggiore, riporre il gel nel microonde per ulteriori 5 secondi, testando sempre la temperatura. Dopo aver riscaldato o raffreddato le sfere, riporre l'inserto all'interno della mascherina ed assicurarsi che la chiusura in velcro sia ben sigillata. Le stesse cose che ho letto qua, ovviamente qua non sono scritte perché la confezione è diversa, però valgono uguale. Questa qua l'ho acquistata, l'ho avuta in regalo dal sito di lentiamo.it, vi lascio il link nell'info box. Questa, come stavo dicendo, me l'ha presa mia zia dal catalogo Stenom. Cioè, questa che è più carina. Una dimostrazione di ciò, più o meno dimostrazione, la trovate nel video che vi lascio nella i sulla mia routine di bellezza settimanale, quindi dove faccio vedere le maschere, eccetera. Questa è morbidissima, sembra un peluscino, e l'inserto in silicone è praticamente questo. Forse le sfere qua sono leggermente più grandi, ma sì, leggermente più grandi, ma niente di trascendentale da cambiare l'effetto. Sono morbide e flessibili entrambi allo stesso modo. Questa qui ovviamente è un pochino più bruttina, ma ok, no, non importa. L'elastico si può anche togliere quando lo andate a mettere per farlo riscaldare o per farlo raffreddare, di modo tale che la parte qui in acciaio non sia troppo caldo, troppo freddo vicino alle tempie, non si rischia un ustione. Comunque, queste sono le mascherine. Allora, a cosa servono queste due mascherine? Prima di tutto, raffreddate, aiutano a sgonfiare borse e alleviare anche le occhiaie. Praticamente le inserite, io le metto di norma nel frigorifero per sì, un'orettina. Mi dedico a questa cura una volta ogni tanto, quando mi sveglio veramente che sono a panda qua e ho un evento tra virgolette importante, quindi mi dedico a questo rituale, altrimenti non è che lo utilizzi sempre. Comunque, io le lascio o in congelatore o in frigorifero per il tempo dovuto. E quindi raffreddate queste perle, vi aiutano a sgonfiare tutto, veramente rientra tutto, si risveglia la microcircolazione, le parti scure delle occhiaie vengono attenuate, sono veramente una cosa eccezionale.
Invece riscaldate, io purtroppo non ho il microonde, come vi dicevo nel video che vi ho linkato, come faccio a riscaldarle? Riempio semplicemente un po' di acqua, una pentolina con un po' di acqua, la faccio andare in riscaldamento, cioè non la porto a bollore, ma quasi, probabilmente intorno ai 90 gradi, le tengo immerse per una decina di minuti, le perle si riscaldano, le tiro su e le vado a mettere. A cosa serve il calore? Il calore non serve a nient'altro che a rilassare i muscoli, quindi a stendere le tensioni, a stendere i muscoli, aiuta a far penetrare anche in modo più efficace i prodotti contorno occhi che andiamo a utilizzare. Un siero, un contorno occhi, io lo utilizzo spesso, come avete visto nel video, quando faccio la routine metto il mio olio della Nuxe e dopo vado a fare la parte rilassante della mia routine con una delle due maschere e quindi lascio che i nutrimenti dell'olio della Nuxe, che è eccezionale già da solo, penetrino ancora di più. Quando poi a fine trattamento, tra virgolette, quando l'effetto caldo si è un po' perso e quindi non mi dà più quella sensazione rilassante al volto, la tolgo. Ragazzi, tutte le microrughette, le zampette di gallina spariscono. Il mio contorno risulta essere rimpolpato, bello, vitale. Mi piace tantissimo. E la faccio con cadenza, quindi comunque i nutrimenti si sentono, cioè l'effetto poi diventa più duraturo, i muscoli si rilassano e rimangono più rilassati. Però è capitato che l'ho fatto tra uno e l'altro, è passato un pochino più di tempo, ovviamente non è un miracolo, quindi si deve ristabilire poi l'equilibrio. Però sono una bella invenzione. Ok, ho rimesso la sua mascherina a posto, metterò tutto in ordine. Basta, questa recensione finisce qua, quindi sono una manna santa sia per il freddo che per l'effetto caldo. Se hai le occhiaie importanti, hai gonfiori, ristagno di liquidi, la usi fredda. Se vuoi rilassare, distenderti, rilassare le tue zampette di gallina, vuoi un effetto veramente relax, metto sul letto, eccetera, la usi calda, ti rilassi, fai penetrare le creme, i principi attivi delle tue creme e dopo sarai rilassatissima. Ok, spero che questa recensione ti sia stata utile. Mi raccomando, ovviamente, se mi vuoi supportare puoi sempre farlo con un pollice in su. Poi, se vuoi iscriverti al canale, c'è il tastino sia giù che ora apparirà anche nell'immagine finale del video. Io nel frattempo ti ringrazio per aver visto, ti mando un grosso bacio in gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi!